Bella a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati dalla vostra Croatomist. Oggi siamo qui con la nuovissima season di Fortnite. Aggiungerei anche finalmente. Hanno modificato tantissime cose, hanno rimesso armi vecchie, armi nuove, poi hanno modificato un sacco di zone della mappa. Insomma, devo dire che la season sembrerebbe veramente molto molto interessante. E già lo sapete ragazzi, dato che comunque c'è il nuovo pass battaglia, se volete supportarmi nello shop, il mio codice creatore è Croatomist. Taggatemi in una story su Instagram così da essere repostati e ringraziati in direct. Quindi ora andiamo a reagire subito alle nuove skin del pass battaglia, andiamo a reagire anche alle cinematiche, il trailer della nuova season e poi buttiamoci in partita ragazzi. Quindi tenetevi pronti, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e iniziamo subito. Let's go! Ok. Questa mi ricorda la zona vecchia. Paradiso. Ok. Zona nuova. Che era sta roba? Non ho capito cosa ho visto. Ok, quindi questa è la cinematica del pass battaglia, non della season. Eccolo. Che hai ottenuto qualcosa. Ok. Abbiamo già perso tanto sull'isola a causa del cromo. Non mi stupisce, visto il comportamento del campione. Mai vista una citocinesi così accelerata. Wow. No, frate. No, frate. Inizio da credere che sarà un problema. Ma è sborra, man! È sborra, man! No, sorella, no, sorella, non ti fare toccare, vai incinta! Non finirà così. Brava! È la Madonna! Ma... deve esserci un modo per rimediare. Allineamento alla realtà 6, 5. Non c'è il mare, vero? Ma chi è questo? Ma perché c'era il mare al... Che cosa hanno fatto? Oddio. Va bene, la cinematica ci sta. Ma quella lì è una tizia o un tizio? Quello tipo tutto... quello tipo fucsia. Vabbè, non si capisce un cazzo. Comunque, vabbè, belli entrambi le cinematiche. Ora però ci interessa il pass battaglia. Qua abbiamo Paradigma, che devo dire che non mi piace per niente. Cioè, è fatta bene, però beh, mi sembra molto grande come skin. Però, carina. Questo è molto bello. Mi ricorda molto, sapete cosa? Tipo i Maranza milanesi, un pochettino. Leggermente. Tipo, sì, mi ricordano un po' i Maranza. Gli manca solamente la cassa acustica sul collo ed è palesemente un Maranza milanese. Però la skin non è malvagia, non la userei mai, però non è malvagia. Molto bello, mi ricorda tipo qualcosa di StarCraft, non so per quale motivo, ma molto bello. Ok, molto ambiguo come piccone. Diciamo che a primo impatto mi viene in mente altre cose, ma non un piccone, ma facciamo finta comunque che sia un piccone. Carino comunque. Qua abbiamo la scia, carina. Ma questa è una sorca della Madonna. Ma mi ricorda... Cioè, questo qua sembra tipo un mix tra Vi e Jinx, vi giuro. Ma ve lo giuro. Mi ricorda Vi di LOL. Vagamente. Cioè, tipo per i così tatuaggi, l'outfit, la cazzimma. Bellissima. Aspetta, ma perché da maschio passa No, aspetta, non ho capito. Quindi lui è così e poi diventa così. Quindi bisogna fare attenzione, ragazzi, eh. Dobbiamo fare attenzione. Molto bella comunque questa skin, bellissima. Ok, proviamo una mappa, cioè proviamo una zona nuova. Proviamo questa zona qua. Non so cosa ci sia, non ho idea. Sembra spoglia, ma ci andiamo lo stesso. Ma è reality morta, cos'è? C'è sempre l'albero uguale a prima. Però è spoglio, tipo. Boh, andiamo di qua, raga, non lo so. Vediamo cosa ci offre. Ok, abbiamo in leva. Cos'è sta cosa qui in mano, raga? Cos'è sta cosa?
cos'è sta roba che c'ho? Ah, forse è l'oggetto quello nuovo, quello che ti fa diventare tipo tutto melmoso, strano. Chilla un attimo, che devo provare le cose. Fermi. Cos'è sta cosa, scusami? Ok, lo lancio. E quindi? Ok, sono sborra, girl. E ora? No, vabbè. Ma mi dura all'infinito sta cosa? Doppio salto, esco. What? È god. È fortissima sta cosa, mi sa, allora. Quindi, cos'è sta cosa? Bukin. Ah, no. Bunka Tile. Regà, ma quante cose nuove ci sono? Non sto capendo niente. Aiuto. No, non è diventato serie SMG. Guarda quanto era forte questa. Cosa fa sto robo? Ora lo proviamo in combattimento. E hanno rimesso il cecchino, raga. Sta cosa non mi piace per un cacchio. Mi fa volare, vero? Il pompa leva quanto mi è mancato, ve lo giuro. Che è qua? Usa chiave. Ma non ho preso nessuna chiave. No, com'è possibile? Scusatemi. No, ma sto bunker è tipo godlike. Madonna santa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 casse. Qua ti fai 70 di shield. Porca... Ce n'era uno dietro e uno da questa parte qua. Mo vado... Cos'è? Ma raga, cosa ho aperto? Cosa ho aperto? Mortacci tua, fra. Quindi è un fortino più piccolino. Tipo tutto metallizzato, però, fortissimo. Questo SMG quanto è OP, quanto è forte. Ehi, proprio tu, lo sai che mi puoi trovare in live tutti i giorni sul mio canale Viola dalle ore 18 in poi per vedere queste fantastiche giocate su Fortnite in tempo reale? Ebbene sì. Quindi vi aspetto sul mio canale Viola, anche solamente per un saluto, trovate il link in descrizione. Let's go. Ora, non so long range come quanto sia forte, ma è veramente forte. Senti? Dai, zio. Oh, per ora le armi mi stanno piacendo. L'unica cosa è che non ho trovato la OG. Strano che nessuno contro abbia avuto la OG e che non l'ho trovato né nelle casse né per terra. Mi sa che hanno fatto qualcosa alla OG. Forse l'hanno tolto. E vi dirò anche la verità riguardo alla OG. Se veramente l'hanno tolto, raga, hanno fatto benissimo. Perché la OG era un'arma veramente troppo facile da utilizzare. Cioè, tutti potevano usarla. Da 300 metri avevi la sicurezza di poter hittare la persona al 100% sicuro. Non mi si chiude la rosa, non so per quale cacchio di motivo. What? No, eh? E ora, però scusatemi, tra questo pompa oro e il leva, quale sarà più forte? Secondo me se la giocano entrambi. Secondo me quello lì one tappa tantissimo, fa un male porco, secondo me questo qua. Però il leva, secondo me, nei fight lunghi è superiore, probabilmente. Ma li vedo nel bush! Li vedo benissimo nel bush, questi. Guarda là. Guarda là. Vabbè, comunque se SMG è fortissima, cioè. Dove stanno tutti? Vuoi fare lì? Tutto bene? Ok, ciao, Dio. 4 player saranno sicuramente tipo nei cespugli, probabilmente. Madonna, ma nei bush vede troppo bene, raga. Cioè, questi bush fanno schifo. Cioè, questi bush fanno veramente schifo, ve lo giuro. Chilling, ma no, raga, bellissimo. L'SMG nuova e leva, fantastici. Dobbiamo ancora capire però le altre cose, tipo il fucile nuovo, quello che si potenzia con le kill, che non l'ho provato mai, non l'ho neanche mai visto. I cecchini, tocca fare un sacco di prove. GG, raga, ce la portiamo a casa così subito. Primo game così nel grand chilling. C'è anche l'ombellino. Eccolo l'ombellino della vittoria. Carino, non è brutto, dai, ci sta. E
Eccoci arrivati alla fine del video, ragazzi. Io spero ovviamente che vi sia piaciuto. Abbiamo fatto una bellissima vittoria reale nella nuova season. Abbiamo sbloccato anche l'ombrellino. Tanta roba, veramente tanta roba. Una nuova SMG e comunque questo pompa sempre troppo forte. Veramente, raga, fanno dei danni fuori di testa. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate della nuova season, perché sono curiosa anche di un vostro parere. Quindi, ragazzuoli, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale. Noi ci rivediamo ovviamente in un prossimo video. Dalla vostra Cloudmins è tutto. Bella a tutti, ragazzi.